Salve a tutti e bentrovati. È un po' che non facevo qualche video da pubblicare sui social, un po' perché non sono il personaggio più social del mondo, come si è capito chiaramente, e poi anche perché questo, diciamo, che è un periodo di particolare impegno dal punto di vista anche professionale, perché siamo ormai a luglio e diciamo è un momento in cui si comincia a pianificare anche quello che sarà per settembre. Vi preannuncio che ci saranno anche diverse novità qui in studio e partirà un percorso specifico proprio sul test di Rorschach e infatti a breve farò un video proprio da dedicare a questo nuovo percorso, nuovo nel senso che viene riproposto, ma è un corso che io tengo da circa 15 anni, quindi nulla di nuovo sotto il sole, però viene proposto in una modalità nuova, perché finalmente, diciamo così, c'è la possibilità di avere un'aula ben utilizzabile, quindi la mia intenzione è quella di ritornare il più possibile, ovviamente, al lavoro in presenza, alla didattica in presenza, non semplicemente online, perché ovviamente il solo, diciamo così, studio online va benissimo per carità, però poi nel momento in cui ci si trova esposti alla situazione reale, poi l'aspetto emozionale, diciamo così, che gioca, va a giocare un ruolo importante e quindi dobbiamo prepararci in quest'ottica. Dunque, lavorare solo online, stride un pochino, quindi meglio ritornare al vecchio lavoro in presenza, alla didattica che consente un'interazione, che consente di porre domande ed avere delle risposte sul momento, vedendo anche la reazione e la preparazione del docente che si ha di fronte, perché poi secondo me questo fa tutta la differenza del mondo, ovviamente. Quando si riesce a beneficiare degli insegnamenti di un insegnante che è proprio fisicamente con noi, beh, sicuramente tutti saremo d'accordo sul fatto che si hanno delle maggiori opportunità, diciamo semplicemente. Ora, inizierà quindi questo percorso sul test di Rorschach, che è un percorso un po' particolare, ovviamente non è per tutti, è un corso che si rivolge prevalentemente a psicologi, medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, ovviamente anche tutte quante quelle figure che gravitano, diciamo così, nel settore un po' clinico, valutativo, ma anche nel settore forense, ovviamente, perché sicuramente lì abbiamo anche una utilizzazione dello strumento ben importante ed informativa. Dunque, fondamentale conoscere lo strumento e conoscere giustamente gli ambiti di applicazione. Ovviamente il test di Rorschach si utilizza in diversi contesti, ma se ne fa un utilizzo ovviamente diverso. Noi questi aspetti li andremo a vedere poi più in modo analitico in altri video. Ora, diciamo che partirà questo percorso sul test di Rorschach, poi in quanto grafologo ci sarà sempre il percorso sullo studio appunto della grafologia, diciamo impostata anche qui in due modi, un pochino che si sovrappongono e hanno dei discrimen ben importanti e ben solidi da tenere sempre presenti. Anche perché la grafologia è una disciplina che studia, parte, inizia il proprio studio appunto dal simbolo, no? Quindi dal simbolismo. Quindi vedete che è veramente fondamentale anche come associazione, no? Quella del test di Rorschach che, guarda caso, espone l'individuo al attribuire significato a un qualcosa che non è strutturato, no? Una macchia non ha una struttura come una lettera. Nella lettera invece c'è proprio una chiara intenzione, diciamo così, comunicativa. Poi questa verrà agita nei mille modi in cui può essere agita una volontà di lasciare una traccia, che è
ben diverso dal semplice studio grafologico, no? Perché anche la grafologia è un po' lo studio delle tracce che noi possiamo lasciare nel corso della nostra vita, no? Delle tracce grafiche in questo caso, però sempre di elementi dotati proprio di un significato un pochino particolare anche in dipendenza del tipo di scrittura che andiamo a vedere, no? Un conto saranno le sottoscrizioni, quindi la firma, quella che mettiamo proprio in calce ad un contratto, che potrebbe essere falsificata piuttosto che dissimulata, questo è un concetto un po' più particolare, cioè della serie, se io non voglio farmi riconoscere da mia madre quando ritorno a casa, magari mi metto una parrucca e cerco di passare nel salone di casa sperando che nessuno se ne accorga, però peccato che magari chi mi conosce sarà in grado, colpo d'occhio, di riconoscermi. Ecco, ovviamente questo noi lo andiamo a fare anche dal punto di vista delle tracce grafiche lasciate nel corso della vita da una persona. Ma non è solo questo, perché, come vi dicevo, anche la grafologia può essere suddivisa in due grandi aree. La prima, quella proprio peritale, all'interno di un procedimento di natura legale, piuttosto che un contenzioso, diciamo, in generale, può essere richiesta una consulenza da un grafologo per certificare, per dire, guardate, questa scritta qui, questa scrittura qui deriva da questo sistema nervoso. Questo sistema nervoso inequivocabilmente o con un certo range di dubbio, sempre più contenuto possibile, possiamo dire che sia riferibile a questo sistema nervoso e certamente non a quest'altro o a quest'altro ancora. Quindi si va a restringere anche un cono di attenzione su cui andare a concentrare anche tutta una serie poi di azioni successive, no? Però senza entrare in questo. Quindi rimaniamo sull'aspetto peritale. Sostanzialmente abbiamo una esigenza così di riconoscere l'artefice di un certo scritto, di un comportamento grafico. Sicuramente non è la cosa più facile del mondo, per carità, però è uno studio che ci porta a dare, diciamo così, un parere di congruità o meno. Quando invece trattiamo la grafologia in un altro modo, uscendo dall'aspetto proprio peritale, entriamo nella grafologia vera, secondo me, che non è altro che lo studio dell'individuo e del suo comportamento emotivo. Se ci pensiamo, quando scriviamo, non stiamo facendo altro che un elettroencefalogramma fatto a mano. Quindi, se io mi metto a scrivere una lettera, diciamo così, alla mia amata, sognante, carico d'amore, avrò una grafia di un certo tipo. Se invece di andare a scrivere una lettera dove voglio, magari rappresento tutte le mie, diciamo, scontentezze nei confronti dei comportamenti di qualcuno, beh, diciamo, probabilmente ci sarà un comportamento anche grafico un pochino diverso. Quindi nella stessa persona noi possiamo osservare una certa variabilità. In questa variabilità noi osserviamo anche alcuni aspetti stabili. Ad esempio, il tuo modo di eseguire le curve antiorarie è sempre quello, il tuo modo di eseguire gli occhielli più o meno è sempre quello. C'è un comportamento specifico, ben riconoscibile. Riconoscibile come? Dove? Ovviamente si fanno tutta una serie di analisi, ad esempio andando a ispezionare il supporto cartaceo su cui è stata prodotta la scrittura. Questa scrittura lascia sul foglio, sul supporto, un solco particolare. Più noi siamo, diciamo così, tesi, e più avremo anche una pressione, una tensione proprio più forte, e questa risultante si vedrà sul foglio. Ma ad esempio, all'interno, come vi ho detto, troveremo degli aspetti di stabilità. Quindi, gli aspetti di stabilità, il modo tuo di fare la L piuttosto che legare la L alla lettera successiva o antecedente,
mantiene una certa stabilità. Ora, ci saranno, come vi ho detto, anche delle variazioni interne alla stessa persona, quindi in alcuni momenti potrebbe accadere che determinati comportamenti, nonostante facciano parte del tuo repertorio più canonico, più familiare, diciamo così, a un certo punto tu non li riesca più a mettere pienamente in atto. Perché? Perché cambiano ovviamente gli stati interni dell'individuo. Nel momento in cui io sto, diciamo così, ben seduto e comodo e devo scrivere e non ho particolari turbe in questo momento, no? Riesco a scrivere tranquillamente. Se a me, ad esempio, arrivo, mentre sto scrivendo, mi arrivasse una persona tutta insanguinata qui dentro la mia stanza, mi farebbe paura, si vedrebbe anche una risultante emotiva sul mio comportamento grafico. Perché ancora non stiamo entrando nel contenuto, non ho parlato di quello che sto scrivendo assolutamente, però solo il modo di scrivere ovviamente presenterà delle ampie variazioni, molto spesso anche piuttosto marchiane, piuttosto ben visibili. Ovviamente bisogna dargli un senso a questi comportamenti e come vedete non è che tutto il conoscibile attraverso la grafologia venga poi applicato nella cosiddetta grafologia giudiziaria, anzi lì è proprio un pezzettino perché come detto si ha lì in quel contesto l'esigenza di riconoscere ed associare una grafia ad un sistema nervoso. Questo serve ovviamente per altri motivi, no? Se hai scritto a qualcuno, hai fatto una minaccia scritta a qualcuno, sei un genio, gli hai lasciato un bel foglietto di minaccia, insomma, magari quella persona potrebbe risentirsi, e potrebbe, magari, diciamo così, produrre una denuncia a querela. E se parte una denuncia a querela, magari ci sono dei sospetti, poi bisogna andare ad approfondire e vedere chiaramente chi sia stato e chi non sia stato. Piuttosto che se ci troviamo in un contesto, immaginiamo di un parente defunto, e magari ci sono delle belle diatribe familiari su quelle che saranno i suoi lasciti. Il suo testamento, magari ha fatto un testamento olografo, però si vede una grafia un po' strana. Alle volte mi è capitato anche di vedere questo. Quindi, vedete, dal punto di vista peritale, uno ha una esigenza, quella di certificare. È questo il sistema nervoso che ha prodotto questo comportamento grafico? Sì o no? Deve essere un po' binaria, diciamo, o altamente probabile o non molto probabile. Mentre invece nel momento in cui noi studiamo la grafologia nella sua essenza, no? Io poi sono, diciamo così, profondamente morettiano e è la scuola italiana della grafologia, è una scuola secondo me molto interessante che va a sovrapporre tutti quanti gli aspetti più emozionali, più interni, più intimi dell'essere umano, in una chiave che ha molto a che vedere con la psicologia e la fisiologia, quindi poi dunque la neurofisiologia, no? Perché il campo elettivo di studio di uno psicologo, secondo me, al di là dell'aspetto della mente, quindi delle reazioni che proponiamo di fronte a un certo tipo di realtà, diciamo così, reale o immaginifica che sia, quello che noi poi andiamo veramente a mettere in campo è ovviamente la nostra individualità, la nostra espressione di individui come singoli, unici, originali. Non c'è un doppione di me come non c'è un doppione di te, chiunque tu sia. E conoscersi in un modo capillare, imparare a conoscere se stessi attraverso la grafologia, secondo me è un aspetto che, diciamo così, restituisce una grandissima capacità poi interna nel gestire tutte quante le situazioni e le reazioni che andiamo a produrre nel
nostro ambiente di vita, nella nostra esperienza reale del mondo. Dunque, allora abbiamo detto che questo percorso sulla grafologia ovviamente partirà anche questo a settembre come il corso Rorschach, che sono due corsi un po' gemelli, no? Come vedete, sono le mie due, mi è entrato qualcosa nell'occhio, stavo soffrendo. Sono le mie due specialità, diciamo così, l'aspetto del coordinamento del movimento e quindi poi esprimere e modulare il movimento, oltre all'aspetto più intimo e più interno di analisi del Rorschach, come andiamo a dare senso alla realtà, quali sono le parti della realtà che noi sistematicamente mettiamo nel nostro cono di attenzione, quali invece sistematicamente mettiamo fuori, un po' come quel piccolo esempio che vi facevo prima, no? Del mio entrare dentro casa camuffandomi. Quante volte noi intimamente lo facciamo, ma lo facciamo anche di fronte a noi stessi. Diciamo che questi sono strumenti, la grafologia come il test di Rorschach, per entrare, diciamo così, nella parte più intima di noi stessi. Se noi ci pensiamo, lo studio della personalità attraverso il Rorschach, quindi lo studio della personalità attraverso che cosa? Attraverso quello che tu mi dici di vedere su un certo tipo di stimoli, che guarda caso queste macchie non sono nemmeno strutturate, non è che io ti posso dire, guarda, somiglia a un missile, siccome ci vedi un missile, tutto ok, siccome invece questa macchina non somiglia a niente, che tu ci veda un missile, che tu ci veda qualsiasi altra cosa, va bene a prescindere. Più che altro andremo a vedere il modo attraverso cui tu sei riuscito a giustificare il fatto che sia un missile. Quindi quali elementi sei andato a prendere della macchina, quali e dove. Quindi partiremo proprio da una prima analisi del dov'è che sei andato a riconoscere queste componenti, no? Queste parti della macchia o tutta la macchia, questo non lo possiamo mai sapere a prescindere. Poi andremo a vedere la cosiddetta qualità evolutiva, ossia il modo attraverso cui tu hai dato senso a quella macchia, hai preso in considerazione quella macchia come un oggetto singolo svincolato dal tutto, piuttosto che invece l'hai vista come parte di un tutto più grande, piuttosto che le mille altre opportunità. Diciamo che poi quando entrano elementi in relazione, lì diventa sempre più affascinante, perché poi c'è l'opportunità di andare di più e meglio ad approfondire quali siano stati i legami che hanno interconnesso, che hanno messo in un rapporto di interdipendenza le diverse cose che uno è riuscito a vedere all'interno dello strumento. Mettiamo, c'è una risposta banale. Vedo un cane. È una risposta di un certo tipo. Vedo un cane, mi sembra davanti a un muro. Vedete, già sono due cose, no? È un cane e probabilmente c'è un muro. Guardate un po', c'è anche un aspetto di prospettiva, no? Sembrerebbe, perché il cane starà messo davanti al muro. Ora questo poi lo si analizzerà, gli si darà senso o meno, questo poi sono aspetti, diciamo, anche un pochettino più complessi, però magari uno ti dovesse dire: vedo un cane visto dall'alto che sta mordendo qualcosa, piuttosto vedo un cane visto dall'alto che si sta lanciando sopra una persona, piuttosto che sopra un aereo, si sta lanciando su un sottomarino per distruggerlo. Beh, vedete, ciascuno ha poi un modo molto particolare per attribuire significato, appunto, queste macchie che teoricamente significato non ne dovrebbero avere, no? Abbiamo detto che sono elementi non strutturati. Ora vedremo invece cose più o meno, diciamo così, condivisibili e cose, diciamo, veramente un pochettino strampalate. Quindi noi andremo anche a dare una al di là come lo vedi e come riesci ad organizzare quella realtà, anche se quella realtà che tu hai visto, diciamo così, può essere congrua, no? Può essere, ma
condivisibile. Se qui ci vedi un pipistrello, beh, effettivamente, dai, diciamo che ci si può vedere un pipistrello. Se ci vedi, che so, un sottomarino che sta volando nell'iperspazio tra Marte, Venere e probabilmente qualche altra stella che nemmeno fa parte del nostro sistema solare, beh, quel punto qualche domandina cominciamo a porcela, non perché io non ho un approccio, diciamo così, patologizzante. Di fatto io non sono neanche psicoterapeuta e sono contento di non esserlo, perché nell'essere psicoterapeuta, nel proporsi come psicoterapeuta, uno che cosa fa? Questo sta scritto anche sul nostro albo. Sa di avere delle competenze e le propone, diciamo così, con una finalità curativa. Ecco, io non ho alcuna intenzione curativa nei confronti di nessuno, io semmai ho un'intenzione conoscitiva. Dunque, chi ha l'intenzione di conoscere se stesso un pochino meglio, chi vuole fare un percorso per conoscere se stesso, è il benvenuto. La patologizzazione, anche forzata, io la vedo tanto con i bambini, un aspetto che veramente a me fa male vedere queste scuole che alla prima difficoltà, il bambino che ha una difficoltà a leggere piuttosto che a stare un pochettino fermo, immediatamente mandato da colleghi, colleghi poi col grilletto facile, che non vedono l'ora di sentirsi capaci di fare delle diagnosi, proprio perché c'hanno qualcuno disposto a farsela mettere praticamente una diagnosi, perché non si pensa allo sconvolgimento molto spesso che viene regalato alle famiglie, ma si pensa squisitamente al mettiamo una diagnosi, abbiamo l'esigenza di mettere un punto su questa situazione, quando invece io cerco di vedere la situazione proprio nel suo divenire. Cioè, ho visto tantissimi ragazzi e purtroppo non riesco a cambiare idea, che partono magari come fossero davvero situazioni che sembrano critiche, devastanti e quant'altro, e poi c'era nulla di cui, diciamo, fare questo al lupo al lupo. Il fatto è che poi magari tante famiglie prendono e si rivolgono a professionisti che non vedono l'ora di prendere pazienti, semplicemente per il gusto di dire che hanno i pazienti, e quindi rinforzano la loro idea. Dunque sono un bravo psicoterapeuta, quando su questo avrei a che ridire, però insomma queste sono questioni mie personali. Come vedete sono una persona molto complicata, anche nel mio quotidiano. Però al di là di questo, diciamo che nel momento in cui una persona vuole iniziare un percorso serio di conoscenza di se stesso per vedere quali sono le sue reazioni, i suoi automatismi, e sganciarsi finalmente da queste risposte automatiche che non ti favoriscono nel comportamento consapevole, semplicemente quello. Beh, allora forse qui, diciamo, c'è un posticino che può essere adatto magari alle esigenze di qualcuno. Se invece c'è un atteggiamento, diciamo così, patologizzante, giudicante anche, allora questo sicuramente non fa per me, non fa per il Tini Francesco. Però tornando a noi, adesso non voglio divagare, quindi partiranno questi due percorsi sul Rorschach e sulla grafologia. Come detto, due percorsi molto particolari. Dedicherò dei video specifici sia all'uno che all'altro. Oggi era un po' una presentazione, voleva partire con un video molto breve e invece mi sono fatto un pochettino prendere la mano, però è anche, secondo me, la voglia di ripartire, no? Siamo a luglio, settembre è a un tiro di schioppo, tante famiglie hanno, diciamo così, l'esigenza di lavorare con i propri bambini perché segnalati dalle scuole. Tante persone hanno, tanti giovani magari terminano percorsi, diciamo così, universitari, sono più o meno interessati, hanno voglia di approfondire gli aspetti sia della grafologia piuttosto che del conoscere se stessi e conoscere uno strumento
come il test di Rorschach, che diciamo nel mondo di oggi sembra essere una opportunità veramente in più da cogliere, perché ci aiuta a codificare meglio la realtà, ad avere anche poi una griglia proprio per noi, per dare senso alla realtà. Non tutti fanno caso sistematicamente a come vengono prodotte le interpretazioni della realtà da parte di tutti quanti noi, anche di noi stessi. Beh, ecco, avere una maggiore capacità di analisi, una maggiore capacità critica nel entrare realmente all'interno di quello che viene pensato e di come viene strutturato il pensiero, come viene pianificata poi l'azione, come vengono attribuite le priorità, come vengono cadenzati i tempi poi di esercizio di quello che noi vogliamo ottenere e quello che deve essere il percorso che vorremmo fare, no? Dunque, a fronte di queste domande, di queste esigenze, no? Possiamo dire di avere sicuramente una opportunità oggi in più, offerta sia dalla grafologia, che ci consente, al di là degli aspetti peritali, di andare a conoscere proprio noi stessi nella parte più intima, ma lo stesso lo fa anche il test Rorschach, che ci aiuta anche qui a vedere come noi diamo senso alla realtà e come rispondiamo alla realtà e quali sono quelle risposte alle volte abnormi, no? Che noi stessi mettiamo in campo. Magari vedo quella persona, quella ragazza che mi piace, quel ragazzo che mi piace e mi sento un bollore dentro quasi ingestibile. Beh, queste risposte possiamo andarle a conoscere perché effettivamente ci portano poi, siccome mi sento questo bollore, allora magari non mi avvicino a quel ragazzo o quella ragazza, piuttosto che devo fare questo esame e non lo farò, piuttosto che devo andare a prendere la patente e non lo farò. Quindi andremo a creare delle aree di comportamento che ci faranno funzionare in modo adeguato e altri comportamenti che diventano proprio preclusi, ma perdendone la capacità di controllo e anche di analisi, ovviamente le questioni poi non cambiano, si strutturano così. Io sarò uno che non mi piace il pallone, non mi piace il pallone, punto e basta, e da oggi il pallone diventa quell'elemento che non entrerà più nella mia coscienza. Beh, insomma, io penso che l'essere umano possa sempre avere una forma di approccio globale e completa alla propria esperienza. Tutto sta però alle scelte, appunto, degli esseri umani. Se hanno voglia di approfondire questi argomenti, l'opportunità si potrà trovare, ma la porta non la posso aprire io. Ci deve essere ovviamente un interesse, una disponibilità, uno stato disposizionale che consenta di approcciare a questi temi. Ovviamente, se ce n'è la curiosità e se se ne riescono a immaginare, ovviamente anche i vantaggi per se stessi e per il proprio futuro. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e un caro saluto a tutti.